なるほど。 Buon pomeriggio, benvenuti come ogni lunedì al nostro primo piano, un appuntamento per entrare nel vivo delle notizie, per cercare di capire meglio, di approfondire eh, quello che da poco avete visto nel corso del nostro TG con i nostri ospiti di studio, con eh, tanti collegamenti come sempre in giro per la Toscana insieme. Prima di tutto Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, salve e bentornato. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Tra poco andremo anche ad accendere un altro collegamento, andremo sul territorio per sentire le voci dei protagonisti. Intanto, che abbiamo aperto il Tg anche oggi facendo l'ennesima, purtroppo dobbiamo dire, conta dei danni con il maltempo che a Pisa eh, nel venerdì notte, sabato mattina, insomma è tornato di nuovo a colpire Terricciola, zone che eh, già qualche settimana fa avevano subito Importanti danni, e è una situazione. Tra pochi giorni si ricorderà la tragedia di Campi Bisenzio, di Prato e di Pistoia dello scorso anno. Insomma, è una situazione davvero molto complicata. E allora, quali sono le risposte che arrivano dalla politica? Allora, la politica deve realizzare, soprattutto in Toscana, che i problemi veri non vengono, dico io, fortunatamente dalle cosiddette acque alte, dai fiumi, dall'Arno, dall'Ombrone piuttosto e dal Bisenzio, vengono dalle cosiddette acque basse, vengono dai fossi, dai canali, dalle gore, dai piccoli torrenti che spesso e volentieri negli ultimi 50-60 anni sono stati tombati nei corsi eh, cittadini, sono stati diciamo ristretti nell'alveo, eh, concedendo addirittura. Una marea di concessioni più o meno legittime. Tant'è vero che la Regione, vi do una notizia: in queste settimane stiamo discutendo l'ennesima modifica alla legge che consente ai gestori del servizio idrico integrato di mettere a posto le loro concessioni. Perché in Toscana, nella Toscana Felix, in realtà anche coloro, Publiacqua, Acque Spa e gli altri mm. che gestiscono il servizio idrico integrato, non hanno le concessioni a norma per l'occupazione del demanio. Che vuol dire questo? Vuol dire che non c'è la conta, non c'è la eh, capacità di gestire, o meglio, di avere cognizione sul territorio delle... Infrastrutture che vanno in qualche modo a ostacolare il normale deflusso delle acque e poi c'è stata la legge 41-2018, sempre della regione toscana, che ha scaricato sui comuni la gestione di quei fossi, di quelle gore che un tempo erano parte del reticolo idraulico e che in realtà nelle città sono stati tombati e oggi vengono considerati fognature. Roba da un metro, due metri, tre metri di eh, diametro e di cubatura che però va in crisi con questi fenomeni di piogge intense che scaricano in poche ore o addirittura in poche decine di minuti quantità d'acqua enormi sulle nostre città. E quindi la risposta da questo punto di vista perché vediamo anche la, la scorsa settimana l'assessore Monni il presidente Gianni sono arrivati nel comune di Figlione e Cisa Valdarno per vedere l'ultimazione di una grande cassa d'espansione, un'opera. Eh, a livello di, di ingegneria davvero ciclopica, insomma, riuscire a deviare l'Arno che eh, passa sotto l'autostrada e finisce all'interno di una grande vasca di espansione, qualcosa davvero di epocale, ma mette in sicurezza Firenze cercando di evitare i problemi del 66. Da allora sono passati eh, 60, anni. 60 anni anche eh, insomma, in, con eh, tutto quello che, che, che ne consegue. E come ci dice lei adesso i problemi non sono più i grandi fiumi ma il reticolo minore. Quindi bisogna aspettare altri 60 anni? No, allora è ovvio, non voglio sottovalutare il tema. Eh, penso si riferisse alla eh, cassa d'espansione cosiddetta Pizziconi, sì. che è una delle casse d'espansione che formano il sistema e dovrebbe mettere in sicurezza Firenze. A distanza di 60 anni non lo è, tant'è vero che per proteggere una parte del centro storico si è ricorsi alle famose barriere che ha presentato poco tempo fa. Il presidente che dovrebbero in qualche modo andare a inserirsi in uno dei, dei, degli spicchi diciamo, paesaggistici di maggior rilievo mondiale, ma che non a caso sono finanziati a fondi della protezione civile perché non sono interventi strutturali, ma sono interventi di emergenza legati al fatto che ad oggi la città di Firenze, a distanza di 60 anni, non è in sicurezza. Per quanto riguarda invece i fossi: e, e, i fiumi minori, i torrenti e tutto ciò che sta a cavallo peraltro di una regione che ha fatto della cura della terra nei secoli la propria caratteristica, basti pensare ai terrazzamenti, purtroppo l'abbandono delle colline e delle montagne da una parte e la mancata manutenzione anche ordinaria di tanti eh, fossi determina con un aumento, questo è innegabile, di concentrazione delle precipitazioni un... Eh, problema è un pericolo enorme, soprattutto per quelle zone industriali o abitative che sono state realizzate in prossimità di questi corsi. E allora cosa fare? Occorre che la regione toscana concentri le proprie risorse e sono tante su due priorità fondamentali. La prima, il rifacimento delle infrastrutture, mm. perché noi subiamo anche a livello infrastrutturale il blocco naturalmente deriva dall'interruzione di ferrovie, strade e autostrade quando ci sono tante precipitazioni e poi la messa in sicurezza del territorio con un maggior coinvolgimento e una sinergia con i comuni, non lo scaricabarile che ha fatto l'assessore Monni l'altro giorno, perché davvero è inaccettabile mm. per coloro che fanno gli amministratori locali, sui quali viene scaricata ora la responsabilità, come dicevo, ai sensi della 41.18 mm. di infrastrutture e tombamenti su cui il Comune non ha sostanzialmente mai avuto ragione di intervenire. Faccio un esempio, io conosco eh, per ragioni anche personali la situazione del Rio Salzero a Montecatini, il Rio Salzero attraversa la città è un rio che a suo tempo naturalmente è stato tombato, su cui sono costruite decine d'alberghi. Mm. È ovvio che siccome raccoglie le precipitazioni delle colline adiacenti a Montecatini, è una bomba a orologeria, ma lo cito come esempio per eh, dire sì, sì, che lì la 41-2018 prevederebbe la realizzazione di consorsi misti pubblico-privati, il che vuol dire naturalmente il nostro sistema non semplificare, ma aggravare la gestione ordinaria della manutenzione. C'è raggiunto il collegamento Andrea Vannucci, consigliere regionale del Partito Democratico. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Allora, penso aveva sentito la, la parte finale dell'intervento eh, del, del suo collega Capecchi, tema alluvioni, tema tombamenti eh, e ehm, tenuta del reticolo minore, insomma. La grave emergenza che continuiamo a eh, registrare di settimana in settimana, di giorno in giorno, ormai eh, purtroppo ci porta anche a fare delle attente riflessioni su quello che è stato lo sviluppo urbanistico degli ultimi 30-40 anni? No, sicuramente sta cambiando il mondo intorno a noi e quindi è necessario fare delle riflessioni anche su come si pianificano i territori. Leggevo un'intervista un di, di Casaglio qualche, qualche giorno fa che, che faceva l'esempio dell'alluvione del 66 che coinvolse la città di Firenze ma coinvolse anche tutto il nord-est e, e, e lì si parlava di 200 eh, mm di pioggia in un lasso di tempo tendenzialmente abbastanza lungo. Adesso invece 100 cm di pioggia possono scendere anche in due ore, due ore e mezzo. Questo crea evidentemente uno stress diverso rispetto a quello eh, normalmente... È calcolato anche nelle progettazioni e nelle pianificazioni, dove il punto di riferimento è sempre stato la piena ducentennale, e adesso appunto siamo a quattro allerte arancioni nella sola toscana nell'ultimo mese, con danni registrati per decine di, di milioni di euro, magari in contesti meno catastrofici rispetto a quelli del novembre scorso, ma comunque sia di grandissima difficoltà per le comunità che vengono colpite. Quindi, io credo che da questo punto di vista ci sia la necessità di, di un gioco di squadra istituzionale a tutti i livelli che eh, purtroppo non vedo, ecco, soprattutto da parte del, eh, del livello centrale. Il tema della messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, credo che sia una priorità sia in termini di procedure da agevolare, da snellire. E su questo, anche se ho sentito soltanto la parte finale, mi sembra che anche il collega che concordi: eh, sia eh, soprattutto anzi il fatto di, di risorse e stanziamenti. Faccio un esempio: manca ancora oggi da parte del governo stanziamento di 1 miliardo e 100 per gli interventi di mitigazione del rischio. Eh, definito dalla Protezione Civile Regionale e Nazionale in concerto rispetto a quanto è successo appunto nel novembre scorso nel, nel, nella parte centrale della Toscana. A questo proposito, allora, proprio su quello che è successo nel novembre scorso, eh, dicevamo, manca ormai qualche giorno a quel triste anniversario. Andiamo a Campi Bisenzio da Stefano Rossi per vedere lo stato attuale delle cose. Abbiamo già intravisto qualche immagine insomma con le strade di Campi Bisenzio oggi e ce le ricordiamo. Come erano 12 mesi fa e anche per capire insomma, cosa chiedono i cittadini che si sono ritrovati in un comitato. Stefano. Sì, Nicola, di fatto quasi un anno fa ormai qui eh, non si camminava nemmeno per l'acqua che c'era e dove non c'era fango era veramente complicato anche soltanto stare eh, in piedi. Proviamo a fare un po' il punto della situazione con eh, Marco Celli, che è presidente del comitato Alluvione eh, Campi 2023, eh, un comitato che si è costituito per cercare di aiutare anche le persone, almeno da Facebook risultate circa eh, 2.000, per capire come mettersi, come orientarsi, perché di fatto è un elemento eh, assolutamente straordinario che fortunatamente non capita tutti i giorni, ma quando capita si svolge le vite. Che cosa state facendo in questo momento con il Comitato? Di che cosa avete bisogno rispetto a quei ristori che sappiamo di 3.000 euro dalla Regione sono già stati stanziati e derogati? Attualmente ci siamo organizzati per poter dare una mano alle persone che stanno compilando tutti i vari moduli per cercare di avere qualcosa indietro dei danni del 2 novembre. E adesso è in corso la rendicontazione per i 5.000, che sono la parte che ha dato il Governo alla Regione. Quindi sono stati erogati 3.000 euro per quanto riguarda la, eh, il primo sostegno. Poi ci saranno questi 5.000 euro dietro una rendicontazione. Dove il, ehm, il cittadino dovrà di, eh, dichiarare quello che finora ha speso per poter, per poter ehm, riparare la casa piuttosto che, che la macchina o altre. Che tipo di problematica avete trovato? Perché è chiaro che il giorno dopo l'alluvione si comincia a contare danni, però poi si comincia anche a entrare in una macchina burocratica decisamente complessa, dove sono state in le difficoltà. L'intoppo più grosso è stato che eh, dall'ufficio dall del commissario Gianni abbiamo avuto eh, fin da subito fuori problemi nella, nel relazionarci perché i problemi sul B1 che è un modulo che è stato eh, pensato un po' troppo complicato per, persone, per le persone eh, comuni quindi eh, abbiamo, ci siamo subito organizzati per cercare di dare una mano. Io insieme all'avvocato Francesco Ortizio, che è insieme a me nel comitato, e Città Bessi. Quindi, insieme abbiamo provato a, fare, a dare una mano a circa qualche centinaia di persone insomma, per, per poter fare questi, per avere questi ristori. Il problema è anche che questi ristori sono insufficienti. Alla fine parliamo di 3.000 euro. Dati dalla regione, che gli ultimi stanno arrivando adesso, addirittura dopo un anno. E non tutti, ancora, per esempio, i condomini hanno ricevuto questi 3.000 euro. Di 3.000 euro ce ne sono altri 5.000, sono sempre eh, troppo pochi rispetto all'entità dei danni che eh, la maggior parte dei cittadini ha avuto. Immagini che abbiamo realizzato in parte qui a Campi Bisenzio raccontano una normalità ritrovata, poi però si entra nelle case. E così non è, perché a distanza di quasi un anno c'è chi ancora sta finendo di ultimare i lavori per poter eh, entrare. Questo è anche il suo caso, Celli. Sì, questo è il caso de della mia famiglia e dei genitori che eh, abitano, abitavano in questa casa. Ancora non sono potuti, dopo un anno, rientrare, appunto perché abbiamo dovuto aspettare l'estate, quindi una, una, buona, una stagione buona per poter asciugare la parte, le parti interne dell'abitazione. E adesso stiamo, eh, stanno rifacendo i lavori eh, da capo, questa casa è stata ristrutturata pochi, pochi, poche settimane prima dell'alluvione. Quindi adesso il, il problema più grosso, e anche quello che la gente ci dice del, del comitato, è il problema è la sicurezza. Cioè la gente adesso non si sente più sicura a abitare a campi e eh, non siamo eh, consapevoli eh, che, le, che le opere che stanno, che stanno facendo, che sono, che sono in corso di realizzazione siano veramente sufficienti a mitigare il più possibile questo. Questo, questo pericolo di alluvione che imperversa sul campo ormai da, da oltre 100 anni perché qui ogni 25 anni è la media l'alluvione arriva. In chiusura, prima di restituire la linea allo studio, ricordiamo anche l'appuntamento di sabato Sera. Sì, sabato Sera, 2 novembre, alle 21 ci ritrovo alla Villa Montalvo dove ha rotto il, 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 la torrente marina, dove ha rotto l'argine e partirà una fiaccolata che arriverà fino a Piazza Dante. Quindi, insomma in ricordo anche che, eh, per far capire anche alle istituzioni che qui abbiamo ancora bisogno e abbiamo eh, bisogno urgente più che altro per, per le tante persone che ancora sono fuori casa. Grazie Marco Celli, Nicola ti restituisco la linea. Grazie Stefano. E allora la, le richieste insomma, da parte dei cittadini sono chiare, eh, fondi, certezza per scongiurare anche... La paura perché insomma, la gente non è più sicura di stare in, in questi luoghi, in questa città, città magari alla quale sono legati, dove sono nati, hanno i propri affetti, però insomma diventa complicato. Proprio. Sì, assolutamente vorrei eh, ricordare se uno guarda l'immagine di Campi Visenzo negli anni 50, negli anni 80 e oggi vede chiaramente quanto lo sviluppo del territorio, il consumo di suolo anche per sostenere una crescita economica e eh, residenziale dall'altro, abbia però eh, creato le condizioni sicuramente della necessità di gestire il rischio. Tant'è vero che attualmente il piano, quello che era il piano di assetto idrogeologico di cui il primo straccio fu fatto nel 99 dall'allora governo D'Alema, oggi si chiama piano di gestione del rischio e alluvioni. Anche questo è un concetto, cioè la gestione del rischio, che deve essere in qualche modo trasferito, mutuato insieme agli amministratori locali da una parte, ma anche ai cittadini dall'altra perché questa concentrazione di precipitazioni non metterà mai ciascun territorio in condizioni di sicurezza assoluta. Questo è un dato di fatto. Altra cosa è naturalmente studiare e investire risorse adeguate. Prima il collega Mannucci diceva un miliardo e cento per la mitigazione dei rischi idraulici. In realtà non è così, almeno per la Piana Fiorentina il governo negli ultimi anni, non solo questo ma anche quello precedente, hanno stanziato oltre 350 milioni di euro che vanno in parte per le casse del Pizziconi, le altre casse di espansione sono a nord di Firenze. Ma c'è di più, c'è il tema naturalmente delle acque basse per le quali anche qui ricordo... Il termine di valutazione del rischio non è duecentennale, il termine duecentennale sta per le acque alte, per le acque basse e medio basse, il termine è trentennale, tant'è vero, torna purtroppo eh, rispetto a quello che diceva il Presidente del Comitato, il saluto e ringrazio per quello che stanno facendo, eh, diciamo, ogni 25 anni qui c'è un'alluvione, perché ciclicamente le acque basse vanno in tilt, a maggior ragione ora, per le ragioni che dicevamo, e che... Ci chiamano come classe politica, io su questo sono d'accordo e Mannucci lo sa bene. Quando è possibile si riesce a trovare punti di equilibrio, mm. di anche responsabilità comune, perché ho visto anche, e chiudo, che il Presidente Gianni anche l'altra settimana sulle vicende hanno riguardato il sud della Toscana ha detto chiediamo la calamità naturale al governo. Allora, sì. anche questo bisogna starci attenti, perché noi non si può tutte le volte che succede in una provincia o due. A meno che non ci sia chiaramente una situazione che riguarda migliaia sì. di persone invocare la calamità nazionale. Tema, esatto. Perché è evidente che sono fenomeni che hanno una radice locale, non è che qui è venuto fuori l'Arno, ripeto fortunatamente piuttosto il Bisenzio. Sì. Vengono fuori le acque basse e generano anche storie di pericolo per le persone, ma soprattutto tantissimi danni alle cose. Ed è questo, e chiudo su questo: l'ultimo elemento vero: perché in altri paesi europei probabilmente dove le persone diciamo, sono un po' più serie del, del costume italiano. Prima si danno i soldi, dopodiché si fanno le verifiche, mm. perché sentirsi dire dai cittadini, e mi scuso in quota parte per questa corresponsabilità che portiamo anche come opposizione in Toscana, che uno a distanza di un anno non ha ancora avuto 3.000 euro e che deve scervellarsi insieme al commercialista perché la modulistica da riempire è quasi una tesi di laurea, evidentemente chiama il sistema della politica a fare una oh, riflessione. C'è ecco, cioè qualcosa che non funziona, non poi non c'è assolutamente nulla. Andando in soldoni a quello e che si può fare. Sono che moduli anche della no. protezione civile nazionale non è che sono no, solo no, ma, imposti dagli uffici di Gianni. Eh, tanto no, no, ma nessuno, nessuno dice che eh. è, è la responsabilità di uno o dell'altro, probabilmente è del, visto che abbiamo la regione di un colore politico, il governo è di, un di un colore politico opposto, quindi eh, sarebbe anche facile diciamo, per voi, parti eh, no, 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 in no. causa, rimpallarsi le responsabilità. Lato cittadino, però, alla fine, forse è quel mostro a sette teste che si chiama burocrazia, dove diventa un po' complicato poi riuscire a trovare il bandolo della matassa. È così, Vannucci? No, ora su questa parte qua, eh, io l'ho detto in premessa nell'intervento precedente. Credo che questa sia una sfida talmente focale che eh, dovrebbe essere la collaborazione tra istituzioni, la collaborazione tra livelli istituzionali, la cifra. Distintiva de, de, dell'agire di de, de tutte le istituzioni perché, eh, come ho detto anche prima, è chiaro che il riferimento alla 200 duecentennale a oggi non è assolutamente garanzia di eh, evitare eventi come quelli eh, che, si, che si verificano e che si sono verificati sui nostri territori fino a poco tempo fa, cioè fino a pochi giorni fa. Detto questo, è ovvio che eh, la burocrazia è un tema eh, in questo Paese, a prescindere dalle catastrofi, a, a prescindere da una situazione di grandissima difficoltà contingente che le persone come quelle de, del Comitato dei Campi si trovano a vivere, a cui va evidentemente anche il mio di, di saluto. Ed è ovvio però che in quelle situazioni lì, in quei contesti lì diventa ancora più gravosa per il cittadino. Quindi eh, su questo mi rendo conto che, che il problema segnalato è un problema vero, è un problema che tocca persone che, che ne devono affrontare già diversi altri e quindi credo che, che da qui in poi bisogna cercare di fare in modo diverso. Eh, voleva fare una chiosa a Capecchi? Sì, sì, ma non solo a Vannucci Mi sono scordato una cosa e riprendevo quello che diceva il presidente del comitato prima, perché l'ha citato lui: la rottura del il Marina, democale. la rottura del Fermulla, la rottura dello Stella e la rottura dell'Agna, cioè c'è anche un problema di manutenzione ordinaria mm -hmm. e straordinaria degli argini e, le, e di pulizia. I sindaci eh, del sud della Toscana si lamentano che a distanza di un mese, un mese e mezzo, manco sono stati tolti i detriti della volta precedente, il che naturalmente costituisce un ulteriore pericolo e un ulteriore favore diciamo, per l'acqua in eccesso per andare di fuori. Ma in realtà l'alluvione dell'anno scorso in tante parti della Toscana e della nostra zona si è verificata per rotture arginali, il che vuol dire evidentemente, lo dico in maniera brutale, me ne scuserete, che la cosiddetta manutenzione dolce per garantire la nidificazione degli uccelli piuttosto che le nutrie è bisogna superarla, perché evidentemente siccome siamo di fronte a una pressione dell'acqua crescente dovuta a fenomeni di un certo tipo, gli argini bisogna necessariamente che reggano se poi chiaramente la quantità d'acqua è tale per cui sormonta è un altro discorso ma che ci siano, come è successo a Montale ha investito tutta la zona industriale un metro e mezzo d'acqua per ore e ore anzi per più giorni e, e fortunatamente la rottura è avvenuta dopo le 18 quando le fabbriche erano vuote perché se, sta se quella rottura fosse avvenuta due ore prima con le fabbriche piene oggi saremmo a piangere probabilmente decine di morti che cosa vuol dire? Non può mai succedere no, ma se ci sono state in contemporanea diverse rotture arginali evidentemente c'è un problema anche, non dico di di responsabilità di Tizio o di caio Questo sarà la magistratura a accertarlo e come avete visto in questi mesi, almeno il sottoscritto, ma in generale noi non sì, abbiamo sì. mai buttato benzina sul fuoco delle responsabilità, ma certamente c'è un problema di manutenzione degli argini, dei torrenti e delle fossili e dei canali di scolo. Di questo ne parlavamo anche la scorsa settimana, Vannucci, cioè della diciamo, ideologia, ora eh, dal centro-est arriva sempre la, 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 oh. la, il riferimento alle nutrie o agli animaletti che possono eh, nidificare o trovarsi all'interno eh, degli argini, insomma è un tema però anche questo. No, ora diciamo così, sì, sicuramente è un tema anche come si fanno i progetti, come si attuano, come si realizzano e come questi progetti rispondono poi alle prove dei fatti. Detto questo, io a modello prenderei il, sistema, il cosiddetto sistema Figline che prevede appunto una serie di ehm, interventi dai pizziconi che diceva poco anzi lo stesso Capecchi, la casa d'espansione di Leccioburchio. Per, per non parlare evidentemente del rialzo della riga di Levane, che eh, adesso è finalmente il progetto definitivo. Io sono di Firenze, qualche ascoltatore, qualche telespettatore sarà sicuramente di Firenze. E, e quindi magari sa. Ah, problema con, con il collegamento con Vannucci, lo recuperiamo immediatamente. Eh, intanto ne approfittiamo perché abbiamo detto di Campi, abbiamo detto di Prato, mh, città che hanno subito. I grossi danni eh, lo scorso anno nel Pratese, nelle scorse nei scorsi giorni, nelle scorse ore, eh, ha ripreso eh, vigore il tema, il dibattito attorno alla, allo sfruttamento dei lavoratori, quanto è successo a Seano, il Partito Democratico, ma la Commissione in generale eh, ministeriale ha fatto un sopralluogo, un intervento la, la scorsa settimana e c'è una figura che è un parroco che si sta davvero battendo anche e per la tutela dei e lavoratori. Allora andiamo da Francesco Storai per conoscerlo. Sì, Nicola, il parroco è qui al mio fianco, Don Helmut, il parroco di San Giusto, qui una delle parrocchie di Prato. Don Helmut, da primissimi giorni, è sceso in campo al fianco dei lavoratori per lo più pakistani e proprio. Don Helmut ci dà una notizia perché lo facciamo dire a lui. Poco fa, Luca Toscano del Sud Cobas l'ha chiamata e ha raccontato di una nuova aggressione. Sì, sì, purtroppo è una, una notizia tristissima perché pensavamo che almeno a livello della, della violenza no, qualcosa, qualcosa di importante si sia mosso a difesa dei, dei lavoratori, però parlando. Ho chiamato Luca Toscano, allora mi ha detto Don Helmut siamo in una, una, una emergenza tristissima. Uno dei lavoratori eh, in uno dei stabilimenti di, di Quarrata che è stata già diciamo, contestata fortemente per, per le condizioni di, di schiavitù che, che, che subivano i lavoratori. Allora uno dei lavoratori siccome si è iscritto al sindacato Cobas è stato, è stato picchiato. In modo anche duro, qualche, qualche ora fa, e adesso è nell'ospedale di, di Pistoia. Siamo rimasti che alla, alla fine del nostro collegamento allora fa, le faremo visita per vedere in quali condizioni si trova. Quindi, questa è la conferma che purtroppo le denunce, il caso Prato c'è e rimane ed è ancora lungi dall'essere risolto. Quel che di buono è stato fatto fino adesso è che è un po' caduto quel velo di. Forse non di omertà, ma quantomeno di diffidenza. Ecco, tante persone dalle istituzioni, anche ecclesiastiche nel suo caso, sono scese in campo a fianco dei lavoratori. Da dove è arrivata questa volontà di metterci la faccia e di stare al fianco dei lavoratori? Ma io penso che, lo spero vivamente, che anche se non fossi, se non fossi prete diciamo, della Chiesa, se fossi una persona così come tutti gli altri, una volta sentita la notizia, avrei fatto qualcosa, no? avrei fatto qualcosa sarei andato a sedermi vicino a, a dare la mia solidarietà. Perché credo che, come diceva lei eh, prima, ciò che hanno fatto i sindacalisti COBAS assieme ai, ai lavoratori pakistani è stato quel richiamare certo, le istituzioni di vario genere alle loro responsabilità alla loro particolare, singolare capacità di intervenire, di risolvere secondo le proprie competenze risolvere il problema però ciò che hanno fatto di grande è stato quello di muovere le coscienze dei singoli cittadini allora eh, esempio può essere la mia parrocchia dove le signore si sono date da fare diciamo, per, per, cucinare. Per, sì, per cucinare però anche, anche l'interesse della, della comunità di chiedere, di domandare com'è la situazione diverse persone sono venute poi a, così singolarmente al presidio del, del Cobas per esprimere la propria vicinanza. Ha smosso e, le coscienze. Ha smosso le coscienze. Come, come per dire che, che la gente non può vivere bene in un clima che, che è intossicato di, un, di una menzogna. No? Di, di un, che va tutto bene, che invece. Va, perfetto, che, che va, va tutto, tutto bene, bene, si lavora un giorno meglio, un altro giorno peggio, però generalmente va tutto bene e non è vero che non, non va bene. Mentre i, mentre i diritti umani vengono calpestati in modo così violento no? e anche alla luce del sole, allora non va niente bene. Non va I, niente lavoratori, bene. I lavoratori pakistani come l'hanno accolta? In questo caso la religione non c'entra niente, è un, è un aiuto tra uomini prima di tutto. Sì, però, però sapevo, sapevo che, come dicevo prima, ehm, diciamo, sarei entrato come qualunque cittadino. No? Però ovviamente volevo essere anche chiaro, quindi ho chiesto prima di, di avvicinarmi, ho chiesto prima a Luca Toscano se potevo, se potevo venire, chiedendo semplicemente il modo in cui poter essere utile no? D aiuto. D di aiuto a, a questi lavoratori. Quindi anche loro forse dopo, dopo qualche piccolissimo attimo di una certa diffidenza poi sono, si sono molto aperti e, e mi ha fatto un, un immenso piacere quando quando poi incontrandoci tutti i giorni ci siamo, cioè mi hanno chiamato padre, padre Helmut, è stato bello, no? Bello, sì, sì, certo, bello. Nicola, se ci sono domande dallo studio le ascoltiamo. No, soltanto, Francesco, una precisazione insomma, legata a questa notizia che ci ha dato padre Helmut, insomma, questa nuova aggressione che ci sarebbe stata ancora nella stessa zona, non siamo qui in provincia di Prato, siamo in quella di Pistoia, a Quarrata, se abbiamo qualche dettaglio in più. Ma è Nicola, va verificata purtroppo, credo che anche Don Helmut abbia letteralmente riattaccato il telefono mentre stavamo iniziando questo collegamento, quindi sarà nostra cura, non è così Don Helmut, sì. appena, appena chiudiamo con voi di, di informarci, di capire meglio cosa è successo e quali sono le, sì. le reali condizioni di questa persona. Sì, i, i dati certi sono questo, c'è una delle, cioè una delle, delle fabbriche di, di Quarrata. Di Quarrata che è stato picchiato un, un lavoratore appena iscritto al COBAS e che si trova all'ospedale ecco questo, questi dati sono certi. Grazie, Grazie dell'aggiornamento, Nicola. Attraverso. E allora Francesco continuiamo a seguire anche per le, le, le nostre edizioni del TG. Insomma, questa, questa notizia che mi sembra insomma una, eh, una notizia nel vero senso della parola, eh, stando a quanto è accaduta la battaglia che i lavoratori stanno. Portando avanti ormai da tanti giorni, siamo a casa sua a Capecchi, in, in, in provincia di Vistoria, ma insomma la, la prossimità territoriale cambia poco. Assolutamente sì. Eh, se fosse confermato, sarebbe un ennesimo fatto gravissimo. Dico se confermato, perché ancora non è uscita certo. nemmeno un'agenzia di stampa, prima questione. Seconda, eh, naturalmente, riferita al ragionamento che si faceva prima, se non è cade un po' anche un velo di ipocrisia. In questo Paese si è fatta una discussione enorme, ancora si discuterà legittimamente, riforma dei contratti di lavoro, salario minimo, eccetera, ma in realtà sacche profonde di immigrazione irregolare... Generano fenomeni come questi. Non sono più gli italiani che, come dire, qualcuno un po' furbino o la malavita che sfrutta diciamo, lo straniero sprovveduto che viene e quindi gli impone condizioni diciamo, eh, insostenibili o eh, addirittura da semischiavitù eh, per svolgere lavori, oppure lo mette nel circuito della criminalità dallo spaccio alla prostituzione. Siamo già la seconda e terza generazione. Siamo in alcuni casi diciamo, a. Eh, eh, veder prefigurare almeno in alcuni territori la possibilità di comportamenti mafiosi. Guardate, nella eh, ultima relazione eh, antimafia nazionale in Toscana si fa riferimento alla presenza delle eh, organizzazioni mafiose, ma come eh, fenomeno esterno, cioè che operano allettate dalla ricchezza della nostra regione in Toscana, in alcuni settori in modo particolare, ma che non hanno diciamo, un vero e proprio radicamento mm. territoriale. E fenomeni come questi, cioè delle aggressioni piuttosto che dell'usura. Piuttosto che eh, dell'estorsione, non erano e non sono ancora ad oggi così ramificati da concretizzare l'ipotesi di un'associazione criminale stabile con i caratteri del eh, rapporto mafioso, perché non c'è un capo riconosciuto. Ecco, in alcune comunità. Eh, che non, non sono necessariamente italiane, questo fenomeno soprattutto nella piana pratese ma anche pistoese perché si va ramificando la presenza di alcune realtà, assistiamo a un rapporto molto particolare si viene a instaurare, per esempio l'altro giorno ho fatto il plauso alle nostre forze dell'ordine perché hanno arrestato un signore marocchino che eh, eh, era diventato il piccolo boss, tra virgolette no, non è sì, sì. chiaramente in senso tecnico, ma il piccolo boss dello smerciamento, cioè dell'abbandono dei rifiuti tessili provenienti dal comparto di Prato e una parte anche dalla zona di Quarrata sì, sì. se non ho letto male, perché evidentemente è, è, è lui lavorava tra virgolette conto terzi per la comunità cinese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo, come tante volte succede, la politica è in ritardo, siamo in ritardo rispetto a un fenomeno di illegalità che rischia di incrinare alcuni settori e chiudo su questo determinanti per la nostra economia, perché se accanto alla crisi strutturale del sistema della moda per Volendo indicare e comprendere il settore tessile, il settore eh, mo, degli alti mobilifici e fanno eh, vere e proprie opere d'arte o comunque eh, realizzazioni di grande prestigio. Ci sommiamo il fatto di una concorrenza interna che sfrutta addirittura questi mezzi per eh, ledere i diritti dei lavoratori. Io penso evidentemente si sia di fronte a una, crisi, a una crisi strutturale. E su questo, volendo riconoscere alla sinistra tante battaglie ha fatto sul fronte dei diritti dei lavoratori fra gli anni 50 e gli anni 70, io penso che per una ragione ideologica non si possa accettare questa logica e tornare indietro. Questa gente va presa, va naturalmente processata secondo le nostre regole, ma poi va rimandata a casa e si apre il tema anche del CPR. E, qui mi ecco, per... e questo mi, mi introduce l'argomento che, che volevamo appunto trattare tra un istante. Eh, Vannucci, abbiamo una, un piccolissimo break pubblicitario e poi la faccio replicare sul CPR e su quanto abbiamo sentito anche sul fronte dei lavoratori. Tra un istante.